Si riparte dall'esterno, si riparte da arene, cortili, piazze, teatri aperti, nel senso proprio aperti. Non dà l'idea della provvisorietà, ma della ripartenza proprio. La cosa bella è avere la gente, poi alla fine la cosa bella è ritornare in piazza insieme, a godere insieme di uno spettacolo, di un reading, di un concerto, di qualsiasi cosa. Qui a Garbagna siamo anche in una cornice molto bella, molto raccolta, storica, uno dei borghi più belli d'Italia, una bella situazione. Lo spettacolo di stasera è questa storia di queste due sorelline adolescenti che vengono separate dal divorzio dei genitori a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, quindi in assenza totale di telefonini, di modi insomma di comunicare, l'unico modo è scriversi delle lettere, perché una sorella è andata a vivere a Parigi col padre, l'altra è rimasta a Roma con la mamma, quindi per restare unite devono scriversi delle lettere, proprio carta e penna. La scrittura di Lidia Ravera è molto ironica, pungente e anche molto tenera. Insomma, è un ritratto sull'adolescenza, sulla distanza, sulla mancanza e su che cos'è anche il senso della famiglia, che cos'è l'amore che si vive in famiglia e qual è il tipo di famiglia in cui ci si vuole bene. Quello che più ci interessa è portare una qualità e delle storie che siano sia fruibili che artisticamente valide nel borgo. Abbiamo appunto deciso di chiamarlo il Borgo delle Storie proprio perché in qualche modo vivono le storie nei luoghi di Garbagna. Siamo contenti perché insomma sono stati 3 giorni molto pieni, abbiamo avuto Claudio Morici, per cui anche qualcosa di nuovo per il paese. E poi abbiamo avuto ieri sera Marina Massironi e Nicoletta Fabbri, però ci piace molto anche avere presentazioni di libri, quindi ieri c'è stato Marco Albino Ferrari che ha presentato il suo libro, e oggi ci saranno i Burattini al pomeriggio. Un'altra vocazione che ha il festival è di portare anche degli studi, quindi delle anteprime, degli spettacoli che nascono qui in qualche modo, nel senso che fanno una loro anteprima e poi vanno nelle varie stagioni teatrali. Quindi avremo alle 5 Paolo Musio e Alvise Camozzi con uno studio di Letizia Russo e poi alle 18.45 uno studio nostro che è anche un po' la prima coproduzione del festival, perché poi la vocazione, quello che ci piacerebbe anche essere un polo di residenze, quindi fare venire gli artisti e fare vivere anche il borgo durante queste giornate come un luogo di costruzione dello spettacolo in cui lo spazio in qualche modo entra anche nel racconto dello spettacolo. Per gli artisti è molto bello perché arrivano in un posto che è appunto un teatro a cielo aperto, che ha dei bei panorami, è fresco rispetto alla città e poi è anche un posto dove devi conquistarti un po' il pubblico, perché non è un pubblico teatrale tradizionale, per cui c'è anche questa sfida e poi c'è questa cosa anche che è molto apprezzata dagli artisti di potersi incontrare col pubblico anche dopo, perché poi essendo un paese molto piccolo c'è la piazza, ci sono i ristoranti e quindi ci si trova a parlare dello spettacolo anche dopo, diventa una sorta di agorà. Insomma, il Borgo delle Storie è un po' un laboratorio.